Qual è il senso della sua testimonianza a quasi 70 anni dalla fine di quegli eventi, quei terribili eventi? Direi che questa fase della mia vita nelle mie intenzioni deve rappresentare un traguardo. Un traguardo che peraltro io ho perseguito da sempre, ma che col passare del tempo è come il destino di un frutto che, insomma, quando è acerbo non va bene, mentre invece il frutto, un'adeguata maturazione, rappresenta un cibo gradevole. Ecco. Infatti io mi espongo, mi propongo, non voglio assolutamente stare a guardare, anche perché il nostro paese è un paese che ha frequentemente contraddizioni, se non addirittura negazioni. Il tempo della resistenza è molto lontano, forse per il carattere italiano anche troppo, nel senso che non basta dire, proclamare la propria adesione, ma addirittura dimostrarlo nei fatti, nella concretezza, che è molto diverso. Detto questo, forse avremmo dovuto lavorare di più nei confronti della gioventù, perché raggiunta una certa età, come dicevamo prima a proposito del frutto, una volta arrivati a una maturità non si può fare altro, insomma, no? Ma insomma, buon gré, mal gré, le cose stanno procedendo, direi, abbastanza bene. In un paese come questo, sconvolto da mille contraddizioni, mille difficoltà, un paese lontano dall'equilibrio, da un equilibrio costante, perché no, non appena noi raggiungiamo un equilibrio, già ci sono elementi negativi. Ma insomma, prendiamo il paese per quello che è, non possiamo travolgere consuetudini e atteggiamenti. Senta, le posso chiedere qual è il ricordo più vivo che ha ancora oggi della sua prigionia ad Auschwitz? La cosa più viva è lo sterminio di Auschwitz, la terribile esperienza di Auschwitz. Forse lei conosce, insomma, Auschwitz, no? No. Dai libri. Ah, sì, ma comunque anche dai libri. Sì, Auschwitz rappresenta non solo lo sterminio di 11 persone della mia famiglia, cioè di tutta la mia famiglia, ma rappresenta un fatto storicamente incredibile, inaccettabile. I morti ad Auschwitz si contano a milioni. Tutto questo per un cuore normale, oltre che un cervello normale, sono fatti al di là del
concepibile e dell'accettabile. Io vivo ogni giorno con Auschwitz, è il mio compagno di vita, mi aiuta moltissimo perché esserne venuto fuori dimostra che talvolta si può averla meglio anche nelle cose più terrificanti. Una grande scuola, un grande riferimento, sono inquadrati tutti gli elementi della vita da eliminare, quindi non soltanto la vita, ma anche il diritto di pensare, il diritto di andare avanti, di guardare avanti. Noi eravamo proprio come un poggia cenere, eravamo stati dissanguati interiormente, ma non fino al punto che loro avrebbero voluto. Io sono stato ad Auschwitz 9 volte. Sono come una benzina, come un'automobile che deve andare a far benzina dopo un certo numero di chilometri. Ogni volta che torna lì, qual è la sua sensazione? Appunto, arrivo lì pieno di idee, di progetti, ma dopo sono sovraffatto dalla potenza di questo ricordo, per il quale ben altro occorrerebbe per spiegarlo. Insomma, per me un colore, per esempio con questa poltrona, mi riporta qualcosa di Auschwitz, come anche se batto e faccio male, questa ad Auschwitz. Io sono un prodotto di Auschwitz, anche se questo può sembrare poco credibile, poco accettabile, ma Auschwitz è con me, e direi in continuazione, e per me è anche una grande lezione. La lezione che io dico, il percorso del bene, vivendo nel male.